Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Lo so, è da tantissimo che manco sul canale, infatti ho deciso di registrare oggi qui, se Freya non fa casino sulla busta, di registrare qui in sala perché ho appena finito di fare l'albero, non ho ancora fatto un video a tema natalizio. Non sarà un video a tema natalizio perché in realtà mi devo preparare per uscire, quindi farò un mi preparo con voi e da come avete letto dal titolo, dove vi racconto il perché sono mancata, che cosa è successo. Mi sembra giusto anche raccontarvi un po' il perché sono mancata. Ecco, quindi mi leggo i capelli. Ho una ripresa di questo video orribile, c'è una ripresa orribile, lo so. Non sapevo come mettere la videocamera con una sola luce, tra l'altro. Quindi spero apprezziate comunque l'impegno. Io inizio subito con il tirare fuori i trucchi da questa borsa, che è quella che mi porto principalmente in giro quando mi devo truccare in giro, quindi quando non sono a casa. Allora, partirei dalle sopracciglia come il mio solito. Tra l'altro voglio provare anche delle cose nuove che mi sono arrivate, come quelle di NYX, che sono i Glitter Goals, penso li proverò, e anche questi ombretti bellissimi che sono morbidi, morbidi al tatto, però scrivono un sacco e si chiamano Foil Play Cream Eyeshadow. Mi sono arrivate anche queste della First Love di Clio Makeup Shop, che sono i My First Love. Sono le palette personalizzabili con all'interno gli ombretti, volevo utilizzarne qualcuno. Per le sopracciglia, raga, sembra che ho delle occhiaie paurose, ve lo giuro, in realtà ho una pelle stupenda, a parte questo brufolo. Non so perché nel video mi si vedano le occhiaie. Comunque utilizzo il Mesauda Brow Pot Brow Liner numero 302 Top. Top, e vado a disegnare le sopracciglia. Oggi ho fatto l'albero il 17. Adesso non so quando caricherò questo video. Comunque, alla bellezza del 17 di dicembre, non ho avuto modo di farlo prima perché sono stata sempre fuori casa. Sono successe diverse cose che hanno impedito la realizzazione dell'albero proprio perché mi dovevo organizzare la vita. Però niente, adesso l'ho fatto, sono molto contenta. Una cosa di cui non sono contenta sono queste sopracciglia. Cindy, ad esempio, è andata a farsele fare dalla Popova, insomma, una ragazza di Milano, molto molto brava. Infatti mi è venuta voglia di farmele fare anche a me, e microblading mi pare che faccia lei. Comunque fa diverse tecniche e volevo andare verso fine gennaio perché mi sono veramente rotta le balle di svegliarmi e non avere le sopracciglia e pensare a doverle disegnare ogni volta, anche solo per uscire un minuto, perché non ho espressione, cioè proprio zero. Quindi stavo pensando di andarle a fare. Lei ci ha messo più o meno 3 ore ed era una cosa abbastanza delicata perché aveva un tatuaggio già sotto. Io, non avendole mai tatuate, sì, ci metterà magari lo stesso tempo, però sarà anche più semplice perché non ha niente da coprire, ma semplicemente tutto da realizzare. Quindi posso decidere anche la forma, il colore. Sì, sicuramente ci andrò, sono sicura di questo. Sicuramente ci andrò, devo solo aspettare adesso che passino le feste e poi prendere appuntamento, perché mi sono veramente rotta le balle che mi escono delle sopracciglia orribili da un po' di tempo a questa parte. Non mi piacciono più, non riesco più a disegnarle come le disegnavo tempo fa perché comunque il pelo non mi cresce più e devo andarlo a disegnare io e non mi esce neanche bene, cioè non lo so, non mi piace. Voglio non pensare alle sopracciglia quando mi trucco perché è una cosa che odio fare, cioè le sopracciglia odio proprio farle. E qual è la vostra parte del viso, insomma, che odiate fare quando vi truccate? Perché io in realtà adoro truccarmi, cioè a me piace un sacco truccarmi, è una passione, però le sopracciglia mi dà proprio fastidio perché ho i peli che mi urtano, cioè mi danno proprio fastidio tantissimo, si era capito? Mi danno fastidio. Non sono neanche messa bene ai regali perché non ho avuto modo e tempo di andare a prendere il regalo per nessuno e ho già avvisato chi dovevo avvisare, ragazzi, non vi aspettate regali da me perché sarà dura quest'anno. Allora, utilizzo l'Overachiever, come cavolo si chiama, concealer di Huda Beauty, e il pennello Definer Brush di Mulac, che trovo pieno di peli di Freya, no, che trovo fantastico per ridisegnare questa parte qui. Trovo che questo correttore sia fantastico. Adesso, ovviamente, tutto è soggettivo, però questo correttore in particolare ha scalato, arrivando al primo posto, tutta la classifica dei miei correttori preferiti. Mi piace tantissimo, è super coprente, pigmentato, rimane lì dove lo metti, cioè mi piace veramente tanto. E io ultimamente ho la pelle mista,
So che ho dell'ombra da questa parte, vi chiedo di nuovo perdono per questo video un po' così bruttissimo, però so che apprezzerete lo stesso. In qualsiasi modo i registri, anche se di una qualità orribile, so che apprezzerete lo stesso. Partirei proprio con dare un'ombreggiatura alla mia piega dell'occhio con le palettine My First Love. Sono veramente carine, piccole, con all'interno quattro buchettini, insomma, per le quattro cialde che andrete a mettere, quindi sono componibili. Io per adesso ho fatto queste, in base agli ombretti che ho ricevuto. Queste qua sono le altre quattro. Quindi direi che con questa qua più chiara vado a fare una copertura, insomma, totale. Vado a creare una base con questo colore qua che, per leggervi il nome del colore, dovrei andare a bucare il retro della palette e leggervelo, ma in questo momento non lo farò, quindi fidatevi che è molto molto bello. Come sarà? Ecco qua, un marrone abbastanza scuro e voglio andare a colorare tutto l'occhio. Su di me risulta abbastanza caramello. Vado ad utilizzare questo marrone scuro color caffè nella parte finale esterna, quindi questa parte qua. Vado a creare una V e vado a portarla proprio verso l'esterno e verso l'alto per alzare e liftare l'occhio. E wow, che bella, che figo, mi piace un sacco. Ho fatto delle spese da Primark, da Bath & Body Works e da Pull&Bear, Bershka, eccetera eccetera. Insomma, sono andata ad Arese, ho fatto un po' di shopping e dovevo farvi il video haul, che poi non vi ho fatto. E anche qua su Instagram mi continuate a chiedere: Gloria, ma perché dici che hai fatto il vlog e poi l'haul e poi non l'hai fatto? Perché anche qui sono successe delle cose che mi hanno bloccata un attimo. Avevo tempo per farlo quella sera, poi così non è stato. Insomma, avevo un po' l'umore a terra perché è cambiata poi la mia vita, insomma. Volevo provare questo qua di NYX. È un oro praticamente pressato, morbido, puro, bellissimo. E lo vado a stendere col dito per vedere sulla palpebra come si comporta. Perché l'ho swatchato l'altra sera sulla mano ed era favoloso. Devo dire che anche sull'occhio fa la sua porca figura. Che bello, raga, natalizioso. In teoria dopo si dovrebbe forse fissare, forse così. Comunque so che molti di voi hanno mille domande, alcuni ci sono anche già arrivati su Instagram. Vi chiedo solamente di rispettare la mia privacy. So che vi ho sempre incluso nella mia vita in tutto, cioè vi ho sempre raccontato tipo della morte di mio padre, di come ho superato il lutto, di come ho fatto determinate cose. Insomma, vi ho sempre incluso in tante cose, vi ho sempre raccontato tutto, vi ho sempre detto che vi avrei raccontato tutto. Vorrei tantissimo, però voglio in questo momento prendermi del tempo per me, per noi, per parlare di altre cose, perché questo è un argomento davvero tanto delicato, e sia per me che per lui. Quindi rispettate questa mia scelta di non raccontarvi i dettagli. Magari un giorno lo farò, magari tra qualche mese lo farò, magari tra qualche settimana lo farò, però voglio solo che sappiate questo, quindi rispettate la mia scelta nel non raccontarvi ora che cosa è successo. Sappiate solo che sì, io e Andrea non stiamo più insieme, io vivo da sola adesso, e se mi seguite, se mi seguirete anche nei vlog che farò sull'altro canale Fairland, che ve lo trovate sempre nell'info box o comunque qui, cercherò di includervi nella mia vita, anche sia per me, per tenermi compagnia, sia per voi, per farvi capire un po' meglio determinate cose. Magari piano piano lì mi scapperà qualcosa, qualche racconto, non lo so, dovrà comunque essere tutto naturale e non studiato come un classico video, mi metto lì e parlo di quello che è successo. Magari lo farò, ripeto, però questo so che non è il momento, e non è per rispetto nei confronti miei o di Andrea, anzi, nel senso, lui mi ha anche detto puoi tranquillamente parlarne, ci parliamo, ci vogliamo un sacco di bene, ci trattiamo super bene. E c'è rispetto al massimo. Per Andrea è un po' più dura, infatti sto tanto tanto male per lui, però per me è un po' più facile perché comunque vivo da sola adesso e una casa già ce l'ho, anche se comunque non è facile perché devo vivere da sola, devo imparare a cavarmela da sola, che già lo facevo, però senza una figura a casa che ti aspetta, che ti supporta, ecco. Quindi è una cosa veramente difficile per me, ma ce la sto facendo, ce la posso fare, girls power. Spero tanto che mi supportiate anziché chiedermi che cosa è successo, perché da parte vostra
mi aspetto questo, mi aspetto supporto, mi aspetto consigli, ma non mi aspetto giudizi, non mi aspetto domande, ed è quello che mi aspetterei da un'amica, ed è quello che hanno fatto le mie amiche, quindi non mi hanno tartassato di domande, ma la prima cosa che hanno fatto è stata starmi vicino e chiedermi se avevo bisogno di qualcosa, portarmi a fare la spesa, portarmi a svagare, farmi stare insomma in giro a svagarmi, ed è una cosa bellissima. Ringrazio tantissimo tutte le persone anche in questo video che mi sono state vicine, loro lo sanno, e mi sento veramente tanto fortunata ad avere tutte queste persone vicino che mi vogliono bene, anche perché questo è un periodo veramente molto brutto per me, perché quando c'è, si avvicina novembre, sapete, la perdita di mio padre, io vado in un down motivazionale pazzesco, vado in un buco nero, entro in questo solito vortice che mi fa stare veramente male, e in più c'erano queste cose che veramente avevo dentro da tanto tempo. Ora che mi sono, brutto da dire, ma non verso Andrea, però mi sono liberata emotivamente di questo enorme peso che tenevo dentro, questa sensazione che avevo, insomma, adesso mi sento molto più contenta, molto più leggera, voglio spaccare il mondo, voglio conoscere me stessa, voglio vedere fin dove riesco ad arrivare, fin dove riesco a cavarmela da sola, e voglio stare male da sola, voglio stare bene da sola, voglio provare a fare tutto quello che non ho fatto da sola, perché è giusto anche conoscere noi stesse. Sono andata a convivere all'età di 19 anni, mi sono messa insieme ad Alpini all'età di 18, e ringrazio tantissimo, lui lo sa, lui sa tutto, ringrazio tantissimo quello che mi ha fatto passare, ringrazio tantissimo la crescita che mi ha dato, perché mi ha veramente cresciuta praticamente, però adesso è ora che io cresca da sola, e spero voi mi supportiate in questo, spero non mi facciate domande, ma rispetterete il mio tempo, il tempo che mi serve in questo momento per elaborare il tutto, anche perché siamo sotto Natale, ci sono le feste, ci può stare che a volte io mi possa sentire sola, e spero di avere appunto le mie amiche e i miei amici vicino, e niente. A parte questo, proseguo, vado a mettere la seconda passata di mascara, prima ho usato il Climax di Nars, adesso utilizzo il Gentleman di Mulac, che mi piace tantissimo ed è oramai finito, per poi andare a mettere le ciglia finte. Allora, praticamente ho messo due parti finali di una ciglia finta uguali. È orribile, ho gli occhi completamente diversi, però chi se ne frega, non ho voglia di alzarmi e andare a prendere le altre ciglia finte, quindi terremo queste. Sono troppo contenta di aver fatto l'albero, voi non avete idea, era una cosa che volevo fare da tipo un mese e mezzo, perché io lo voglio iniziare prima che inizi l'autunno, perché mi piace troppo l'albero di Natale, e quindi adesso che è pronto e me lo vedo lì sullo sfondo, mi sa di Natale, mi sa di casa, mi sa di... Oh, che bello, sono troppo happy. Utilizzo il Mont Blanc di Nars come fondotinta, nella colorazione Mont Blanc, scusatemi, questo è il Natural Radiant Longwear Foundation. Lo vado proprio a stendere, non bene, di più, perché lo voglio super sfumato e naturale. Sulla fronte neanche lo stendo mai. Se vi state chiedendo da dove arriva questa bellissima camiciona, questa è una camicia pigiama di Primark, ho preso anche i leggings da mettere sotto, e mi piace un sacco come pigiama, perché tiene caldo, però allo stesso tempo è fresco, cioè non è uno di quei pigiami che se vi muovete, magari sono in pile e sudate tantissimo, questa è in flanellina, ma top, bellissima, ed è anche sexy secondo me, perché è tipo vestito, una camicia vestito. Vado a fare un po' di ombreggiature in questa zona con il my favorite del periodo, il Cocoa Dusk 07 di Shiseido, che è l'Inner Glow Cheek Powder. È veramente molto bello, raga, si sfuma da Dio, ha un colore questo stupendo per il mio incarnato, mi piace tantissimo. Shiseido, tanta roba, ho notato che vi è piaciuto anche voi tantissimo il video che ho fatto sui prodotti Shiseido, e sono contenta perché li sto utilizzando, non dico tutti, ma quasi tutti, perché sono veramente buoni, ottimi. Non so quale provare perché sono tantissimi, penso che andrò su un colore marroncino. Sicuramente questo, numero 03, Crystal Crush. Allora, questi sono i Glitter Goals, appunto, non ho idea di come funzionano, non so come funzioni, non so se sono tipo quelli della collezione Cali di Mulac, cioè che sfreghi e esce fuori il glitter, ma non penso, penso siano già glitterati, però... Ma non è marrone! Non è marrone! No, che delusione, però mi piace questo colore, proviamolo lo stesso. Non è marrone!
Però è figo, bello. First impression, in teoria si dovrebbe asciugare, perché è un rossetto liquido, quindi credo e spero si asciugherà a breve e butterà fuori questi glitter che già vedo. Però non capisco se più li sfrego più escono. Sì. Bellissimi! Guardate quanto brillano! Adoro! Divertenti, perché continuo a fare così per far uscire il glitter. Belli. Approvo anche i colori sugli occhi, anche la My First Love. Mi piacciono. E questo era il make-up di stasera, che adesso appunto esco. E vi ringrazio tantissimo per il futuro supporto, perché so che tanti di voi mi supporteranno. Vi ringrazio tantissimo per i commenti. Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel pollice in su, ovviamente. E noi ci vediamo al prossimo. Mua! Ciao!